Dopo aver fatto il video della macchina per l'ananas, oggi facciamo quella della spremuta d'arancia. L'utilizzo della macchina per spremuta d'arancia è molto semplice, sono 5 passaggi. Prendi la bottiglia, metti la bottiglia sotto il rogatore, abbassa la leva, richiudi la bottiglia e prezza la tua bottiglia alla bilancia. Ok, quindi il primo passaggio da fare è quello di prendere una delle bottiglie vuote poste da un lato, posizionarla sotto la macchina attaccandola dal collo della bottiglia e quindi premere la leva presente sotto. Come vediamo, il succo incomincerà a uscire e quando l'arancia sarà completamente spremuta ne verrà giù una dal cestello superiore, un'altra che verrà spremuta fino a riempire tutta la bottiglia. Quindi procediamo schiacciando la leva, riempiendo la bottiglia fino all'orlo in modo tale da continuare a spremere arance. Quando abbiamo finito, preleviamo la bottiglia, la chiudiamo col tappo fornito in dotazione e quindi andiamo a pesarla sulla bilancia con il tasto 10-26 in modo tale da creare lo scontrino e inserire il prezzo direttamente sul prodotto. La bottiglietta viene a costare 1,99, quindi praticamente abbiamo 1,99 per mezzo litro di succo d'arancia fresco. Il costo al litro della bevanda è di 3,98. Come abbiamo visto anche nell'altro video, anche l'uso di questa macchina per la spremuta d'arancia fresca è facilissimo. Il marchio in questo caso è Zoom. Come vediamo, nella parte alta abbiamo le arance che scendono poi nella parte centrale dove vengono spremute e sotto andremo a mettere la bottiglia. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di queste macchine, se ne avete viste altre di strane in qualche supermercato in giro per il mondo. Se non siete ancora iscritti a questo canale, iscrivetevi cliccando anche sulla campanella per ricevere notifiche di tutti i prossimi video che andremo a registrare. Per questo video è tutto, noi ci rivediamo alla prossima video recensione per scegliere.